sfuma l'obiettivo Coppa Italia per il Paternò Calcio, reduce dalla vittoria albinanti per 1-0 lo scorso 26 agosto. Gara di ritorno dei sedicesimi di finale prevista al Falcone Borsellino, che però chiuderà le porte alle qualificazioni agli ottavi. Paternò in campo con Stefano Caruso, Daniello, Guarnera, Librizia e Raimondi, Serrano, Zumbo, Trullo, Romeo, Cordaro e Simone Caruso in avanti. Scordia con Bandolfo tra i pali, Messina, Cosentino, Licata, Tornatore e Guida, Andrea Caruso, Baglione, Desi, Messina e Floridia. I primi tre minuti vedranno il Paternò provare il vantaggio con Raimondi, colpo di testa che finisce fuori. Al sesto è lo Scordia invece che riesce, su calcio di punizione battuto da Messina, intercettato in aria da Desi, ad andare in vantaggio. Nota dolente, l'infortunio del portiere rossazzurro Stefano Caruso, che uscirà dal campo di gioco in barella. Al suo posto entrerà e sarà il suo esordio Giovanni Nicotra. Al 25esimo rossazzurri provano a riscattare il gol dello Scordia, un colpo di testa di Simone Caruso però non centrerà l'obiettivo. Al 40esimo ancora il rossoblu in vantaggio, Floridia sotto porta sfrutta un passaggio corto di Desi e mette la firma sul 2-0. Passeranno solo due minuti, punizione di Cordaro sulla sinistra, mette palla al centro ma sarà Romeo che di testa metterà palla dentro. È 1-2 sul finale della prima frazione di gioco. Secondo tempo che si apre con un cambio per il Paternò, esce Simone Caruso ed entra Gabriele Castagna. Al 12esimo il tiro di Cordaro è fuori misura. Sul quarto d'ora occasioni plurime per i rossazzurri, nessuna delle quali riuscirà ad andare in porto. Al 17esimo ancora un'altra palla ghiotta, Cordaro però non riuscirà a piazzarla in porta. Al 34esimo Zumbo batte corto su Cordaro, mette palla al centro, intercetta Asero, entrato al posto di Daniello, il suo tiro è sopra la traversa. Al tramonto del match Serrano non sfrutta al meglio un'altra potenziale occasione, il suo tiro è praticamente una telefonata facile preda tra i guantoni di Pandolfo. Sfuma l'obiettivo qualificazione per i rossazzurri, che salutano così l'obiettivo Coppa Italia guardando già al futuro e al campionato.